sono cambiati nel senso che la psichiatria e la psicanalisi sempre più hanno preso strade divergenti, purtroppo. E quindi questo, da un lato, mi crea molta, una certa amarezza, dall'altro un desiderio invece di contrastare una tendenza che io ho avverto molto forte, nel senso che le organizzazioni psichiatriche sempre più hanno insistito sull'aspetto organizzativo, sull'aspetto effettivo, sul fare, sulla divisione dei ruoli, sull'accettazione delle personalità, e si è un pochino oscurata la dimensione relazionale, trasferale, potrei dire. Ecco. Questa accentuazione del risultato, dell'ottenimento immediato di qualche cosa, del far vedere che si ottiene subito tutto, ecco, e anche questa enorme paura giustificata del controllo legale della psichiatria ha indotto qualcosa che io oserei definire un certo comportamentismo come cultura di fondere servizi, non parlo delle eccezioni che pure ci sono. E quindi la psicanalisi si è trovata di fronte a una cultura sempre più impregnata di comportamentismo, di efficientismo, di organizzazione, di divisione dei ruoli, che è contraria, insomma, alla dimensione trasferale che invece c'è più familiare. Quindi si tratta di mettere in moto un movimento sufficientemente potente da antagonizzare questo, bisognerebbe trovare le forme più adeguate per questa finalità. Quindi l'impressione, senza percezione anche tua come esperienza, nell'arco anche degli anni appunto del tuo lavoro, è come se in qualche modo lo psicanalista si fosse trovato un po', diciamo, stretto dentro questi cambiamenti che avvenivano. Sempre di più, sì, sempre di più. E la mia sensazione è che lo psicanalista in qualche modo abbia adottato due linee. Una è, la potrei chiamare come una doppia coscienza, cioè essere psicanalista dentro ma fuori fare l'uomo delle istituzioni. Il che un po' la critica che faccio a alcuni colleghi psicanalisti, anche a me stesso in certa misura, un po' è inevitabile vista la situazione. L'altro è che forse per accentuare la differenza lo psicanalista spesso ha accentuato più dei lati di setting, di comportamenti relativi alle modalità del rapporto, più che insistere sulla dimensione teorica forte della psicanalisi. Io invece penso che la psicanalisi in questo momento deve avere il coraggio di sostenere nelle istituzioni le sue teorie, non soltanto le sue prassi, ma proprio la sua concezione della mente umana e del suo rapporto col corpo, con le personalità, con le fantasie. Insomma, un rilancio teorico forte, non soltanto un'accentuazione della nostra differenza. Pensavo che una delle difficoltà, quando poi qualcuno come te ha assunto anche ruoli dirigenziali, era poi anche forse conciliare, no? Quella che è forse una modalità più nostra, più sull'ascolto, la relazione, e come coordinare e conciliarla con una funzione invece più direttiva, no? Che vuol dire anche tenere a bada non solo le problematiche del paziente, ma anche le problematiche dell'istituzione, dell'equipe. Infatti quello è il problema più grosso di tutto. Io sembra una battuta, ma non lo è, insomma, ma penso che sia condivisa dai nostri colleghi. Il vero grande problema per noi psicanalisti, i dirigenti, i servizi, il piccolo numero di noi, sono stati i colleghi, non sono stati i pazienti. Questa sembra una battuta, ma con questo non voglio criticare i colleghi, voglio dire che molto spesso la psicanalisi è stata vissuta come una modalità di rapporto col paziente troppo difficile, troppo colta, troppo per pochi eletti, troppo aristocratica, che invece ci vogliono cose più semplici, formazioni più leggibili, più immediate. Infatti il cognitivismo comportamentale è successo perché presentano dei pacchetti precisi, no? Si va su dei sintomi, si toccano quei sintomi, si fa così, si deve fare così, non si deve fare colà, non c'è nessuna attenzione alla dimensione trasferale e controtrasferale, ma soltanto a quello che si dice e a quello che si fa. Cioè c'è un sintomo e quel sintomo va in qualche modo rimosso. Ora sto esagerando, non tutti loro si identificherebbero in questo e ci sono alcune cose del cognitivismo molto interessanti che vanno accolte, però in linea di massima questa dimensione, un po' questo aspetto della differenza, diciamo, di mentalità con i colleghi c'è. Più che altro il collega in linea di massima dice: ma tu non ti rendi conto, insomma, che noi siamo sotto una pressione così forte che ci dobbiamo anche difendere, insomma, della società, dei giudici, delle famiglie, e quindi dobbiamo ricorrere a comportamenti molto immediati, molto semplici che ci proteggano. Lo psicanalista per sua natura tende a complessificare invece, no? E recuperando una dimensione che credo sia fondamentale nella psicoanalisi, che è anche la dimensione di riflessiva autocritica,
che responsabilità abbiamo noi in tutto ciò? Quali sono le responsabilità anche degli psicoanalisti rispetto a queste difficoltà di cui tu hai parlato nell'essere? Senti, io non ho nessuna difficoltà a dire che secondo me gli psicanalisti hanno peccato di aristocraticità, cioè ci, si sono come rinchiusi in una difesa un po' rigida di alcuni presupposti ed hanno privilegiato una dimensione, come dicevi anche tu giustamente, dell'ascolto, che è una dimensione importante, della riflessività, però forse hanno troppo insistito su questo aspetto, come dire, di sospensione della situazione. Io mi chiedo, ma nella psicanalisi esiste anche, ora il discorso ci porterebbe molto lontano, una dimensione, Freud, ci pensavo proprio in vista della nostra intervista, parlava del coraggio morale, e lui diceva, ma gli isterici hanno abbastanza coraggio morale, oppure ricorrono a delle difese perché hanno paura di contattare veramente se stessi. Ecco. Allora io mi chiedo, non c'è nella psicanalisi accanto all'ascolto anche una dimensione di coraggio, cioè di riconoscere veramente anche come noi siamo, non soltanto, come dire, certo, per riconoscere come noi siamo dobbiamo ascoltare, non c'è dubbio. Però mi chiedo quanto, diciamo, una psicanalisi che si è anche un po' discostata dalle radici freudiane, è diventata sempre più relazionale, sempre più protettiva, sempre più cognitiva, non abbia un pochino oscurato questa dimensione anche incisiva che la psicanalisi deve avere, cioè spingere anche il nostro soggetto a dire, ma tu sei davvero così come ti presenti? Ecco, è chiaro che questo l'ho fatto con cautela, con dolcezza, non pensiamo a cose. Però questa grande idea che la psicanalisi sia anche una grande ricerca di autenticità e di contatto con se stessi, il famoso io che dura dove l'est deve tenere all'io, no? Che vuol dire anche che l'est deve in qualche modo farsi sentire, non deve soltanto essere controllato. Non so, mi sembra un punto, ecco, io penso che questo, come dici tu giustamente, forse gli psicanalisti hanno insistito troppo sulla dimensione, come dire, cognitiva, e che in qualche modo è distaccato da una dimensione attiva, forse si può invece immaginare anche una psicanalisi un pochino più aggressiva, no? Come tutti quelli che sarei entrato giovane, immagino, sì, in istituzione. Sono entrato appena laureato, appena specializzato, nel 75 fu assunto nella provincia di Roma, e a quei tempi c'era ancora divisione assistente, aiuti e primari. Poi piano piano ho fatto tutto il corso sonoro, quindi sì, ho lavorato quasi 35 anni nell'istituzione e cosa strana, quasi sempre nello stesso posto, che è Roma Centocelle, un quartiere sud-est di Roma molto popolare, un po', no, degradato, no, sicuramente popolare, non ricco, ecco. Quindi si può dire che hai visto cambiare sia gli interlocutori, quindi gli utenti, sì. Ma forse hai visto cambiare anche te stesso? Proprio di ottimismo e pessimismo. Ma guarda, io sempre più ho accentuato un ottimismo sulla psicanalisi e un pessimismo sulle sensazioni. Nel senso che più vado avanti, più mi, diciamo così, ho fiducia nella psicanalisi e nel suo potere liberatorio da tante fisime, da tanti luoghi comuni. Io vivo molto la psicanalisi come una liberazione, ecco, più che come un accoglimento, senza nulla togliere la dimensione materna della psicanalisi, che pure è molto importante. Purtroppo devo dire che la grande portata, insomma, della rivoluzione prima psicanalitica e poi basagliana si è andata molto affievolendo all'istituzione. Un po' perché il taglio delle risorse è stato drammatico, drammatico. Noi abbiamo avuto, pensa che all'inizio il nostro servizio aveva, mi pare, circa 50 operatori e quando sono andato via erano ridotti a 30. Quindi lentissimamente c'è stato, e questa è una cosa. E quello che secondo me non si vuole cogliere a livello di politica gestionale, amministrativa, insomma, è che sottrarre personale vuol dire anche sottrarre idee, perché quanto meno si è, quanto più le persone si appiattiscono su comportamenti rigidi e meccanici, insomma, difensivi. Ecco, quindi il grande rischio è che il taglio delle risorse diventi un taglio di risorse culturali, di risorse organizzative. Tu non hai mai smesso però di fare anche lo psicanalista? No, io la mattina facevo lo psichiatra, la psicanalista. E puoi in qualche modo pensare, dici qualcosa su come l'uno ha influenzato, mi auguro positivamente, l'altro? Molto, io sono un difensore della doppia professione, non ho mai abiurato, diciamo, la mia natura di psichiatra, anche se so benissimo che c'è tutto un discorso sul fatto che la psichiatria e la psicanalisi non coincidono assolutamente.
Guarda, io ci ho pensato a questo aspetto varie volte, mi sono chiesto, forse a me mi ha fatto bene, perlomeno mi è stato a me che lo stare a contatto con persone che di psicanalisi non sapevano assolutamente niente. Cioè il popolo centocellese, giustamente, sa a malapena che è esistito un signore chiamato Freud, no? Non sa, il concetto di conscio l'ha orecchiato. Ecco, questo bisogno di confrontarsi con gente che proprio veniva da tutt'altri mondi, a me mi ha dato l'idea che in fondo io dovevo anche, come dire, presentare la psicanalisi a un mondo che non ne sapeva nulla. Questo secondo me mi ha aiutato a cogliere gli aspetti più critici, anche critici nel senso di cogliere i vincoli concettuali veramente importanti della psicanalisi, più che gli aspetti, diciamo così, importanti, ma secondari, come possono essere alcuni aspetti relativi al setting. No? Quindi credo che in questo senso mi abbia molto aiutato a parlare con le madri, parlare con i padri, con le sorelle, i fratelli, i giudici, i commissari di polizia, insomma è un'esperienza. Anche nel recuperare ovviamente una semplicità di linguaggio. Esatto, è bravo, esattamente. Cioè trovare un linguaggio che senza tradire l'idea però fosse accessibile, insomma, questo, infatti sto molto attento a evitare sempre le terminologie troppo tecniche, troppo. I colleghi no, ma col pubblico sì. E poi insomma bisogna liberare la psicanalisi da questo alone appunto un po' esoterico, no? Insomma, che la psicanalisi sia soltanto una ricerca archeologica di antichissimi traumi, no? Insomma, la psicanalisi è una ricerca viva di sincerità. Sì, è anche vero che a volte gli psicanalisti sono un po', non dico, vergognati forse. Di questa, alcuni, cioè di questo fatto di dover lavorare per motivi anche di necessità pratica, economica nelle istituzioni, come se fosse un lavoro di serie B, mentre penso che. Appunto, invece è interessante proprio lo sforzo di non lasciarsi emarginare. Il rischio più grande è la doppia coscienza, cioè di dire tanto ma l'istituto non si può fare altro che così e allora poi da un'altra parte io faccio. Sì, ecco, sì. Questo io lo trovo francamente devastante, perché allora poi diventa la psicanalisi, diventa stata una teoria sostenuta nei convegni, ma poi nella pratica siamo tutt'altro. Questo rischio c'è. Ok, senti, c'è un'altra domanda così molto flash. Sì. Chi è la persona da cui hai imparato di più? Qual è il libro da cui hai imparato di più? La persona da cui parlo di più, questo sono alcune persone, non so come dire una da cui ho imparato in un modo particolare, insomma, non so, per me un grande entusiasmo me l'hanno date le grandi letture dei grandi psichiatri prima di me, insomma, forse se dovessi dire quello che mi ha più di tutto entusiastato è stato Racamier. Io avevo grande passione per questo e non mi piaceva tanto lo psicanalista senza divano, che lo trovo un pochino più freddo, ma i grandi libri, quello sulle origini, quelli mi hanno molto aiutato, devo dire, insomma, questo tentativo di innestare una psicanalisi freudiana nel vivo della dimensione psicotica. Però non voglio questo dire che sono più fedele della scuola francese che quella inglese, no. Però se tu mi chiedi forse tra tutti, direi. Poi forse come stile, come modalità, come modo di pensare, direi gioco in realtà di Winnicott. Il concetto di gioco, di oggetti transizionali mi ha molto molto aiutato. Insomma, adesso c'è un forte tentativo di ritorno a Freud. Mi piace molto rileggere i grandi libri, i grandi classici freudiani. Per esempio, ho riletto recentemente il libro dell'Esso, l'ho trovato fantastico. Un libro che ho letto a 20 anni. Adesso l'ho trovato ricchissimo di cose che allora non avevo scoperto. Beh, poi può darsi che si riesca a cogliere anche delle cose attraverso l'esperienza fatta. Poi. Esatto, esatto. È come se rileggere una cosa a distanza ti dà tutta un'altra prospettiva. Invece la prima volta ne cogli più un aspetto teorico, intellettuale, esatto. La seconda volta ne cogli, o la terza volta, certe cose andrebbero lette 4-5 volte. Come i film. Però mi avevi detto anche un'altra domanda. Ora è sul libro? Sulle persone? Sulle persone. Ah, sulle persone. Ah, invece sul libro. Sì, sì, la risposta l'ha già data. E c'è, se sono problemi di privacy, lo tagliamo. C'è un paziente che ti ha insegnato qualcosa che per te è indimenticabile? Come... Sì, c'è un paziente che è andato male, tra l'altro, nel senso che lui ha interrotto l'analisi, un paziente psicotico,
che mi ha molto fatto molto penare e molto entusiasmare all'inizio, molto da lavorare alla fine, ma che mi ha insegnato molte cose, sì. Oserei dire, lo dico in modo un po' romantico, farsi veramente amare è difficile, è molto difficile. È più facile amare che farsi amare, non so se è l'obiettivo di questa cosa. Farsi amare angoscia molto, mette in una condizione o di autoidealizzazione o di difesa, e non è facile gestire un investimento affettivo così forte. Io penso che questo paziente si sia allontanato da me perché non riusciva a gestire un'eccessiva intensità. Non so quanto io sia stato in grado di aiutarlo a gestire questa cosa. È rimasto ancora, lui ha seguito dei servizi, insomma sta facendo la sua strada, però mi è rimasto sempre come una specie di... Sì, direi l'importanza del trazzo. Capisco che detta così è banale, no, è molto però... chiaro. A me, nella mia mente, visto che hai citato Winnicott prima, si collega anche a lasciarsi usare. Come l'accezione dell'oggetto. Sì, lasciarsi usare. Quando uno vuole amarti, ti fai usare. Ti fai usare, senza... sfuggendo alle secche dell'erotizzazione, certo, della manipolazione, certo, e anche del rischio del transfer psicotico, insomma. Purtroppo anche quello va gestito e non è fatto escluso in pazienti gravi. Hai nostalgia? Sì, non tanto delle istituzioni, ma di quello che avrei potuto fare, non sono riuscito a fare. Sì. Quello rimpianto? Sì, è più un rimpianto la nostalgia. Non mi sono lasciato bene con la istituzione, per me è un conto aperto. Infatti ti confesso che uno dei motivi per cui non volevo fare l'intervista non è tanto perché non volessi, adesso sono molto contento di starla facendo e di parlare con te e con i colleghi che ascolteranno, ma perché vuol dire di toccare un po' una ferita, insomma. È come se io sentissi che io e le istituzioni non ci siamo capiti. Io non ho capito loro e loro non hanno capito me. Non so se è vero, è un po'. Ma lo dico senza antagonismo, insomma, con un senso, secondo me tu mi hai chiesto di un sentimento molto preciso per la nostalgia, io direi sì, piuttosto un rimpianto, ecco, di quello che sarebbe potuto avvenire. Ecco. Adesso io punto molto sui giovani, punto molto sulla formazione dei giovani, punto molto sulle istituzioni del domani più che su quelle dell'oggi. In qualche modo quello che forse non sei riuscito, non hai potuto, non si potesse farlo qualcun altro? Sì, forse sì. Bisogna passare la mano. Sto diventando nonno, ho due nipotini, anche questo giocherà qualche cosa. Senti, concentriamone in una risposta. Sì. Se potessi dare un consiglio a un giovane collega che entra in un'istituzione con una competenza psichiatrica e un'aspirazione psicoanalitica, cosa ti direi? Di far parte di un gruppo di colleghi come lui che sostengano la sua ricerca, con cui lui possa o lei possa mettere in comune questo sforzo che fa. Lo scongiurerei di evitare la solitudine, ecco. Cercati un gruppo, una scuola, una società, un'organizzazione in cui sia possibile riportare le tue esperienze istituzionali in un contesto gruppale di sviluppo, di accoglimento, di ricerca, ecco. Evitare la solitudine, assolutamente. Sembra molto chiaro. È un dialogo difficile, ma un dialogo ancora possibile, secondo te? Secondo me è ancora possibile. Dipende molto anche da noi psicanalisti. Quanto noi riusciamo a rilanciare un progetto formativo, appunto, come dicevo prima, non aristocratico, ma secondo me bisogna valorizzare molto alcuni nuclei concettuali della psicanalisi e su quelli insistere fortemente. Ecco, il concetto di transfert, il concetto di difesa, qual è lo specifico dei meccanismi psicotici. In questi giorni c'è un dibattito molto interessante sulla psicosi ed è venuto fuori questo tema, ma esattamente, insomma, cos'è il meccanismo psicotico? È genericamente un'espulsione? E c'è qualcosa di più? Ecco, insomma, è come se uno dovesse avere più il coraggio di proporre con più forza alcuni nuclei concettuali forti, mi pare, ecco. Non si tratta di fare opera di proselitismo, ma di difendere con forza un'idea della psicanalisi più, come dicevo prima, più incisiva, insomma, ecco, in cui in fondo la psicanalisi, la grande idea della psicanalisi è la famosa peste di Freud, senza arrivare a pensarsi come anarchici, combattenti o rivoluzionari, questo sarebbe una visione sbagliata.
Però insomma devi trovare con la psicanalisi anche questa. Beh, è molto bella l'immagine che hai dato prima della potenza liberatoria. Sì, io ci credo molto a questo, insomma, funziona anche nei servizi, insomma, fa vedere che lo psicotico, il borderline, il tossico, non sono soltanto, come dire, problemi da aggiustare, ma sono anche voci, no? Che si esprimono, che cercano una strada, qualcosa che li raccoglia, ecco. Questo è molto difficile, perché purtroppo adesso con la psichiatria, con il DSM-4, ritorna a questo tema, tale sintomo, tale risposta. Guarda che sembra terribile che dopo tanti anni ancora siamo a questo punto. Eppure è così, ancora con l'ansia si fa questo, con il delirio si fa quello, con la fobia si fa quell'altro, con il disturbo della meditazione si fa quell'altro. Cioè, questo, ma la complessità è faticosa. Apparentemente semplificare, no? Sì, è una scorciatoia, però poi l'eccessiva semplificazione crea una specie di scontentezza rabbiosa, come se uno si sentisse un po' mutilato, allora diventa paranoico, scusa, lo dico in modo molto, molto semplificato. Penso che il rischio dei servizi è che questa ipersemplificazione comporti poi una svalutazione di se stessi non riconosciuta e quindi una persecutorietà proiettata sulla politica, giustificata sulla politica delle amministrazioni che in genere sono molto sorde ai problemi della psichiatria, ma anche insomma, in generale sull'esterno, diciamo. Ok, senti, ti facevi fatica a iniziarla, io spero che adesso ti dispiace a finirla. È vero, lo stesso succede. C'è qualcosa che così hai voglia di dire o che ti viene in mente? Sì, una cosa romantica, sì, i libri di Conrad. Conrad dice una cosa molto bella e lui dice in fondo perché io amavo molto il professore del marinaio, sai che lui era oltre scrittore, è stato molti anni in mare, perché dice che il marinaio è uno che fa tutta la sua vita galleggiando su uno sprofondo. Ecco, è una bella metafora. Ecco, secondo me non bisogna mai dimenticarsi che nella vita in generale, ma con la psichiatria, la psicanalisi, uno si galleggia su uno sprofondo. Se questo non ce lo dimentichiamo ci dà una spinta, se ce lo dimentichiamo diventiamo così dei piccoli manovali della mente e basta, no? Scusa, era un po' retorico forse quello che dico, ma insomma, beh, è un punto importante. Viva la retorica. Viva la retorica. Grazie molte, grazie a te. È stato molto piacere. Grazie a te, anche a me.